Jukebox. L'Istituto Acustico Maico, azienda simbolo della Regione Abruzzo, ha raggiunto lo storico traguardo dei 65 anni di lavoro del suo fondatore Serafino Menzietti, che con la sua impresa si dedica da sempre al benessere uditivo della popolazione. Presso l'Aurum di Pescara è stata omaggiata la storia imprenditoriale del signor Maico, che ancora oggi, in giacca e cravatta, continua ad offrire il proprio contributo alla sua realtà e a tutti i suoi collaboratori. Serafino Menzietti ha inoltre accompagnato profondamente lo sviluppo tecnologico e sociale della storia italiana. I cornetti acustici di un tempo sono diventati dispositivi ultramoderni che restituiscono la possibilità di sentire a più utenti, oggi finalmente sensibili verso questo tema. Il percorso di Menzietti è straordinario, prima aiutante, presto dipendente, poco dopo titolare d'azienda, grazie all'incredibile intuito imprenditoriale che gli ha permesso di comprendere le enormi potenzialità della Maico in Italia e costruire in poco tempo una delle realtà più importanti del centro Italia. Tutto è partito da Pescara nel 1957. Quella è stata la prima città dove noi avevamo il primo ristorante adeguato per questa vendita di apparecchi acustici. Mi dica una soddisfazione che ha nel cuore tra le tante professionali di questi 65 anni. Vabbè, il lavoro è stato molto bello. Noi conoscevamo tutte queste persone bisognose di apparecchi acustici, per cui eravamo molto portati a dare questi apparecchi acustici, per cui era l'unica cosa per cui eravamo disposti a cedere e a dare alle persone. L'azienda ora non è piccola come era prima, ora diciamo quasi mezza Italia, stiamo riempiendo di negozi, partiamo da Lecce, lei vada fino a Bologna, quindi Lecce, Puglia, Potenza, poi che ci sta? Abruzzo, Marche, Emilia, Roma. Roma è il locale più grosso che abbiamo, è la zona più bella a cui siamo legati, dove abbiamo tanti negozi, dove li stiamo aprendo uno dopo l'altro. Per declinare un evento unico nel suo genere, a narrare un'altra grande impresa è stato l'olimpionico Yuri Keiki, il signore degli anelli, oggi speaker di successo, il quale ha ripercorso la sua carriera in una performance carica di emozioni e contenuti. È un'azienda, secondo me, che ha delle caratteristiche molto belle da raccontare, che si avvicinano un po' a livello chiaramente di valori per quello che è stata la mia attività sportiva, e quindi mi faceva piacere essere qua con loro a festeggiare questo compleanno, a parlare un po' della mia storia. Poi insomma l'occasione di tornare a Pescara, devo dire la verità, è sempre piacevole. Questa città e questa zona a me piace molto, tanti amici, quindi mi fa piacere tornare qua. È una storia di un uomo di grande determinazione, di grande capacità, di un uomo che come me ogni giorno era lì sul pezzo e non mollava finché l'obiettivo non è stato raggiunto, superando anche difficoltà importanti e facendo sì che in alcune difficoltà si trasformassero quasi in opportunità, e questo non è facile da trovare, vuol dire che ci sono competenze, c'è una grande forza di volontà, c'è una visione precisa di quello che si vuole raggiungere, quindi su questo siamo abbastanza vicini. Poi loro magari hanno avuto un po' più successo a livello imprenditoriale, però questo vabbè, sono cose che non contano fino alla fine. Contributo speciale anche da Luciano Onder, il celebre giornalista e divulgatore scientifico che da anni per gli italiani rappresenta il volto televisivo della prevenzione. Il noto giornalista è stato premiato dal sindaco di Pescara Carlo Masci a sottolineare nuovamente il ruolo di Pescara come capitale della salute dell'udito. È un compleanno da ricordare perché l'impresa Maico, nata a Pescara, è cresciuta, si è espansa a livello nazionale, è un'impresa che non dimentica mai il territorio, è un'impresa innamorata del proprio territorio e soprattutto è un'impresa che sa restituire al territorio, perché non pensa soltanto al guadagno, ma pensa alla possibilità di far crescere le realtà in cui opera attraverso messaggi chiari. Poi questa iniziativa Non Ascoltami, che è diventata un'iniziativa di livello internazionale, è un'iniziativa che si rivolge al sociale, è un'iniziativa che è attenta ai problemi delle persone più deboli, delle persone che soffrono, delle persone che manifestano un disagio. E la mancanza di udito per le persone anziane è una frattura con la società, con il mondo e con la vita. È per questo che Maico compie azioni sociali importantissime con le azioni che svolge. Loro ogni volta che fanno festa è per dimostrare
dimostrare che i risultati non sono soltanto loro, propri della famiglia, ma anche della comunità, delle maestranze, degli addetti al ciclo produttivo e realizzatore, delle persone che fanno parte dell'intera comunità anche esterna. Mi piace molto perché il successo del loro lavoro non è lo sterco del diavolo, la moneta, ma è la soddisfazione. È bellissimo quello che ho provato a mettere in evidenza con i loro sguardi e i loro sorrisi. Anche Enea ci ha insegnato che comporre le generazioni richiede l'udito, la capacità di ascoltare e di sentire. Enea, Anchise e anche Ascanio si parlavano e in questo modo riuscivano ad ascoltarsi e a procedere verso il futuro. La facoltà dell'udire, dell'ascoltare, è una facoltà fondamentale nel progetto di vita di ciascuno ed è bellissimo che in 65 anni abbiano raggiunto almeno 65 risultati. L'augurio che faccio a Maiko è di aiutare la capacità di ascolto di Putin per il processo di pace. Un compleanno di un'azienda dedita sul territorio sia da un punto di vista sanitario ma anche sociale. Sono state portate avanti in questi anni iniziative importanti, iniziative di prossimità basate sulla prevenzione, una prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Specialmente anche, devo ricordare, nel periodo del lockdown sono stati molto vicino a quelle famiglie che avevano difficoltà ad udire, quindi ad ascoltare e quindi a comunicare. Un compleanno importante, un compleanno pieno di significati. Sono 65 anni della Maiko costellati di grandi vittorie, grandi imprese professionali, imprenditoriali, 65 anni ricchi di umanità, ricchi di sociale, perché questa azienda, che è un'azienda che ha una forte impronta familiare ma nello stesso tempo manageriale, anche perché oramai è leader a livello nazionale, ha dato al territorio molto molto molto. Presente inoltre Corrado Canovi, vicepresidente dell'Associazione Europea degli Audioprotesisti e segretario generale FIA, una presenza che testimonia come oggi l'Istituto Acustico Maiko sia unitamente riconosciuta come azienda all'avanguardia per la capacità di coniugare slancio imprenditoriale, ruolo sanitario, impegno nel mondo associativo nel campo della prevenzione. Dello spirito innovativo della Maiko beneficiano ogni giorno tutti gli utenti che si confrontano con un comparto definitivamente migliorato, perché in fondo in 65 anni la missione del fondatore non è mai cambiata. Intanto è un'eccellenza italiana nel panorama europeo, un'azienda con la quale si è costruito un modello di riferimento che viaggia su etica, impegno, dedizione e assistenza agli ipoacusici. È una di quelle bellissime storie in Italia che dovrebbe essere raccontata più spesso. Che cosa augura la Maiko per il futuro? Alla Maiko, come dire, basta anche solo veleggiare come ha veleggiato finora e i successi sono garantiti. Auguro altrettanti 65 anni di passaggio di consegne e di ampliamento del mercato. Ci vuole raccontare un'esperienza condivisa con la famiglia Menzietti in questi anni? Sì, l'esperienza è quella di non mollare mai, di lavorare 18 ore al giorno, di non considerare sabato e domenica come pause, ma come dire momenti di riflessione da investire il lunedì, cioè grande impegno, gran lavoro, una delle qualità che fanno sì che poi le imprese diventino grandi e diventino importanti. È stato un bellissimo evento, con molta partecipazione, grandi interventi, grandissimi ospiti, tutto molto bello. E io volevo unirmi agli auguri dei 65 anni dell'Istituto Acustico, sia da parte mia che da tutto lo staff Maiko e soprattutto al signor Serafino Menzietti per 65 anni di attività, che siano l'anticipo di altri 65 anni di successi, perlomeno pari a quelli che sono stati fino adesso. Per lei che fa parte della squadra, qual è il punto di forza di questa azienda? Beh, punti di forza ce ne sono tantissimi, l'organizzazione, la passione, poi se vi guardate intorno e vedete le persone che ci sono qua, quanto sono giovani, quanto sono appassionati, quanto hanno voglia di fare, vi rendete conto di qual è la forza di questa azienda. L'attività è destinata a vivere momenti sempre più importanti, questo anche grazie all'attività portata avanti egregiamente dal figlio Mauro, che oltre 10 anni fa ha dato vita all'associazione Non Ascolta, Mi Udito Italia Onlus, un fiore all'occhiello nel mondo della prevenzione. Mauro Menzietti è oggi rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in qualità di componente del World Earning Forum di Ginevra, presidente dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti e amministratore dell'Istituto Acustico. Sì, abbiamo celebrato la grande impresa di essere arrivati a questa età così importante, ma credo che l'impresa
forza più grande sia avere l'affetto e la vicinanza, il sostegno e la collaborazione quotidiana proprio di tutti quelli che lavorano con noi, una grandissima squadra che è diventata una famiglia con cui condividiamo tanti momenti di questa grande avventura e anche di tanti amici che sono venuti a testimoniare la loro vicinanza e il loro affetto, per cui siamo sicuramente soddisfatti e guardiamo naturalmente ai prossimi 65. Ci sono sfide sicuramente anche culturali come quelle che stiamo portando avanti con Nonno Ascoltami, quell'iniziativa che portiamo in tutte le piazze d'Italia, che nasce, se vogliamo, da un'organizzazione strettamente aziendale per arrivare addirittura a essere rappresentante dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi andare ben oltre l'oggetto sociale e non essere per niente ormai collegata con la parte commerciale, per dire che guardiamo al futuro cercando di intercettare tutte le opportunità che ci sono in questo comparto, in questo mondo che è quello dei problemi di udito, in cui purtroppo c'è ancora molto da fare. E questa chiaramente, se vogliamo, una nota dolente, ma anche una grandissima opportunità che vogliamo cogliere. Mi dice una soddisfazione tra le tante professionali che si porta nel cuore dell'attività svolta finora? La più grande soddisfazione è sicuramente lavorare con mio padre, perché oggi in due, padre e figlio, essere riuscito a mantenere, ma è stato più bravo lui, a riuscire a mantenere un equilibrio tra quelle che sono le questioni familiari, lavorative, sai, poi diventa tutto a volte complicato, e invece penso che sia veramente il risultato più bello che ci si potesse aspettare. Infobox.